running on the field with your pretty pom-pom. Now you're working at the movie selling popular corn. I could have been a mess, but I never went wrong, 'cause I'm putting down my story in a popular song. Agonismo e solidarietà, emozioni e sorrisi, vittorie e sconfitte. C'è tutto questo e anche di più nell'esordio della quarta edizione del Trofeo Internazionale di Tuffi Niccolò Campo Roma per Bimbi in Gamba, la manifestazione sportiva dedicata ai ragazzi di tutte le nazioni che ha come obiettivo la promozione dell'attività e della cultura sportiva di eccellenza tra le nuove generazioni. Un progetto ideato da Sergio Campo ed Alex Zanardi che punta a sostegno al mondo dell'infanzia e ai ragazzi che ogni anno a causa di malattie, incidenti o guerre sono costretti a subire amputazioni agli arti. La famiglia Marconi ci ha affiancato 4 anni fa ideando questo Memorial Niccolò Campo, memoria di mio fratello appunto, per il quale ho fondato l'associazione Niccolò Campo, ed è stato un crescendo di partecipanti. La cosa che ci fa molto piacere è che proprio sono stati inseriti anche i bambini speciali, diciamo diversamente abili. Abbiamo chiaramente un interesse e un'attenzione particolare per loro, anche in altri progetti che portiamo avanti. L'ultimo per il quale sto lavorando è la creazione di un asilo nido proprio per integrazione, bambini diciamo normodotati e bambini speciali. Quindi vedere che riescono a fare tuffi, e, insomma, è una disciplina molto particolare e affascinante, ci rende veramente molto orgogliosi e pieni di gratitudine per loro. Tra le giornate di gare dai trampolini di 1 e 3 metri e dalla piattaforma di scena allo stadio del nuoto del Foro Italico, dagli under 13 agli under 18 passando per la categoria adapted uno dopo l'altro, eccoli sfidarsi in un crescendo di emozioni e commozione, soprattutto quando a tuffarsi sono i giovani affetti da autismo che tra piccole e grandi crisi affrontano la paura dell'acqua e la tensione della gara di fronte ad un pubblico che ha solo tanta voglia di applaudirli. Al momento della premiazione spazio ai main sponsor e ai media partner, tra cui anche la nostra Rete Sole. Abbiamo appena vissuto uno dei momenti più emozionanti di questo trofeo, aver visto i bambini disabili provare a tuffarsi. Come mai ho scelto di sostenere questo evento? Il credito sportivo è la banca dello sport, è la banca che crea le infrastrutture, ma è anche una banca pubblica, è una banca particolarmente attenta al sociale e si dedica a sostenere tutte queste iniziative perché sa che attraverso lo sport questi ragazzi possono riabilitarsi e possono avere una vita ovviamente quanto più normale possibile. E per finire, dopo lo sforzo sportivo, ecco tuffarsi tutti a tavola per un momento culinario curato dallo chef e divulgatore scientifico della Fondazione Veronesi, Marco Bianchi. Un menù ideale che daresti oggi a loro nei giorni di gare e magari qualcosa che si possono concedere invece stasera o nelle serate post-gare. Direi che sicuramente alla base di tutto sempre dei carboidrati purché siano integrali, quindi questo come anche preparazione veramente alla gara stessa è fondamentale. Poco prima della gara, frutta secca, nel senso che un mix tra noci, nocciole, pistacchi, mandorle veramente sarebbe l'elisir per avere una gara perfetta e mantenersi anche in salute, perché insomma va a vantaggio della nostra salute veramente. E il dopo gara, sicuramente recuperiamo un po' di zuccheri persi, però zuccheri buoni, quindi attraverso anche la frutta, perché no, o qualche torta anche che magari qualche mamma può aver preparato in casa, o anche delle granite fatte in casa, proprio frullando la frutta fresca e poi lasciandola congelare neanche un'oretta e mezza, abbiamo poi delle granite molto 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 buone, appetitose. Serate estive, un buon gelato, mi raccomando, un gusto frutta, però è uno crema, insomma, non veniamo un po', veniamoci incontro. Gone away. It's a beautiful day.